Buongiorno, oggi vedremo come creare un motivo o pattern con GIMP. GIMP si può scaricare da questa pagina per Windows, Mac e Linux. Questo è GIMP. Che cos'è un motivo? Un motivo è una immagine, in genere piccola, che serve per creare degli sfondi, per creare delle cornici. Facciamo un esempio pratico, andiamo su File, Nuova. Creiamo una piccola immagine 200x200. In opzioni avanzate andiamo su colore bianco. Ok, questa è appunto l'immagine. Questo è il riempimento. Si può riempire questa immagine di un colore, ma invece che riempirla di un colore si può riempirla anche di un motivo. E quindi si mette la spunta, vedete, invece qua, che riempi con colore il primo piano, riempi con colore lo sfondo, c'è anche la spunta riempi con il motivo e si sceglie il motivo. Questi sono tutti i motivi che si possono scegliere. C'è anche il nome del motivo. Se noi si sceglie questo motivo, poi cliccando qui sopra verrà riempita questa immagine del motivo che abbiamo selezionato. Ecco fatto. E questo è il motivo. Chiaramente può essere interessante crearsi da soli un nostro motivo per poterlo utilizzare nelle nostre realizzazioni grafiche. Dunque, come si fa? Si va su File, Nuova, e si crea un'immagine molto piccola, facciamo 16 pixel per 16 pixel. Possiamo mettere lo sfondo di bianco, ma anche trasparente. Andiamo su OK, questa è l'immagine, bisognerà agire con lo zoom, magari anche un po' di più. Ok, ecco fatto più o meno, sì. Dunque questa è un'immagine di 16 pixel per 16 pixel. Visualizziamo la griglia, andiamo su Visualizza griglia. La griglia dobbiamo però impostarla. Andiamo su immagine, configura la griglia e mettiamo la griglia ogni un singolo pixel, così sarà divisa in 16x16 pixel. Ecco fatto. Lasciamo il colore questo, ok. Quindi questa è l'immagine, abbiamo divisa in 16x16 pixel e adesso creiamo il motivo pixel per pixel. Scegliamo un pennello, questo pennello, dimensione pennello, scegliamo di un pixel, scegliamo per esempio un colore, poniamo il nero. Così creiamo il nostro motivo. Ora, io non sono un artista. Magari adesso cambiamo colore, scegliamo un rosso, andiamo qua su. Magari adesso scegliamo un altro colore ancora, scegliamo il blu. Adesso magari scegliamo il verde.
Ecco fatto, abbiamo creato il nostro motivo, che non è chiaramente un capolavoro. Adesso non resta che salvarlo, si va quindi su modifica e si va su copia. Poi si va su modifica, si va su incolla però come? Incolla come nuovo motivo. Si dà un nome, My Pattern 1, e andiamo su OK. Questo motivo verrà aggiunto ai motivi che già sono presenti su GIMP. Abbandoniamo le modifiche. Andiamo su File Nuova, stavolta. Creiamo un'immagine di 200x200 pixel, andiamo su OK, scegliamo lo strumento riempimento di colore e fra i pattern, come vedete, c'è anche My Pattern 1, che è quello che ho appena creato e che lo possiamo aggiungere a questa immagine come sfondo. Vedete? Adesso magari non si vede bene, ma è proprio il motivo che io ho creato precedentemente, che viene ripetuto in tutta la grandezza della selezione, in questo caso tutta l'immagine. Si può anche aggiungere un motivo cercandolo su internet. Per esempio, sì. Digital Hackery Free Pattern GIMP. Ecco qua, ci sono un sacco di risultati. Vediamone uno. Magari questo non è proprio. Vediamo questo. Qui ci sono tutti gli eventuali pattern da scaricare. Io per esempio ne ho scaricato già uno, questo, Babbo Natale. Volendo, uno può. Andare su File, apri, caricare l'immagine del pattern che abbiamo scaricato, per poi andare su, sempre come prima, modifica, copia, poi modifica, incolla come, nuovo motivo, e verrà aggiunto. Stavolta chiamiamolo My Pattern 2, verrà aggiunto ai pattern già preesistenti. Come vedete, qui è già presente anche questo qua, My Pattern 2. Questo è My Pattern 1 e questo è My Pattern 2. Che lo possiamo però. Quando un pattern l'abbiamo già utilizzato, lo possiamo anche eliminare. Andiamo su finestre, pannelli agganciabili, motivi, e qui sono i motivi, quelli originali di GIMP e quelli invece che io ho aggiunto io. Questo è quello che ho appena creato. Quelli di GIMP non possono essere eliminati. Vedete, la crocetta non è attiva, mentre quelli che ho creato io, che vengono creati dall'utente, possono essere eliminati. Si va qua, elimina questo motivo e viene eliminato. My Pattern 2, quello che ho appena aggiunto. Così come posso eliminare anche questo qua che ho appena aggiunto io, vedete? My Pattern 1 lo elimino quando non ci serve più. Questo è il pattern, quello degli appunti, che quello rimane fino a che non si chiude GIMP.
prossima volta vedremo come utilizzare questi motivi, per esempio, per creare una cornice a una foto. Questo è tutto, alla prossima volta.